Ciao bambini, come state? Ho una domanda per voi. Ma voi ce l'avete un amichetto del cuore, un peluche che portate sempre, sempre con voi? A cui siete tanto, tanto affezionati? Perché oggi la storia che vi leggo parlerà proprio di questo. Siamo pronti? Mettiamoci comodi. Apriamo le orecchie. Uno, due, tre, si legge. Per chi sta in prima elementare, visto che è in stampatello maiuscolo, si può anche leggere da soli. Ma oggi ve lo leggo io. Si intitola Sofia e il mare di Tom Percival, Nomos Edizioni. L'orsetto di Sofia era vecchio e consumato, ma molto amato. Era appartenuto al nonno di Sofia, poi alla sua mamma e, dal giorno in cui Sofia era nata, l'orsetto era diventato suo. Era un amico, più che un giocattolo. Sofia e il suo orsetto avevano condiviso picnic nel parco, lunghe passeggiate nel bosco e, un giorno, si erano persino spinti fino al mare. Il viaggio era stato molto lungo. Sofia e suo padre dovettero prendere un treno, poi una barca ed infine un autobus. Ma ne era valsa la pena. La spiaggia era meravigliosa. Sofia aveva tolto la sciarpa al suo orsetto per poter giocare fra le onde. Il papà aveva comprato anche le patatine per pranzo e poi avevano mangiato un gelato. Sembrava veramente il giorno perfetto, fino a che non arrivarono le nuvole. Rimbombarono i tuoni e guizzarono i lampi. Le gocce di pioggia battevano sulla sabbia mentre Sofia e il papà raccoglievano tutte le loro cose e correvano a prendere l'ultimo autobus. Andavano così di corsa che nessuno dei due notò che una borsa si aprì e l'orsetto di Sofia cadde sulla spiaggia. Quando la tempesta si placò, l'orsetto stava seduto tutto solo nella grande spiaggia vuota. Nessuno lo notò, tranne il mare. Dopo un po', un gabbiano si avvicinò e iniziò a beccare l'orsetto con fare curioso. Il mare vide la scena e non gli piacque per niente. Il mare sapeva quanto poteva essere triste la bambina che aveva perso il suo orsetto. Così decise di aiutare. Abbracciandolo, sembrò quasi sussurrargli: "Ti riporterò a casa". Ovviamente, quando Sofia si accorse di aver perso il suo amico, ne rimase sconvolta. Lo cercò ovunque, senza trovarlo da nessuna parte. Suo padre telefonò alla società degli autobus, a quella ferroviaria e alla compagnia di navigazione. Nessuno aveva trovato il vecchio orsetto. Appena fu possibile, tornarono alla spiaggia, ma non c'era traccia dell'orsetto. Il papà di Sofia le portò altri pupazzi per cercare di sostituire l'orsetto che aveva perduto. Ma nessuno di loro andava bene. Nessuno di loro era appartenuto alla sua mamma. Tutto ciò che le era rimasto di lui era la sua piccola sciarpa. Ne tagliò un pezzettino, lo mise al sicuro nel suo medaglione e cercò di andare avanti meglio che poté. Ma era così difficile. È incredibilmente difficile restituire qualcosa quando non hai idea di chi sia il proprietario o di dove viva. Ma nonostante questo, il mare ci provò. Trasportò l'orsetto lungo le sue correnti, aiutato da banchi di pesci scintillanti, da una balena, da un delfino e persino da un polpo. L'orsetto accettò un passaggio da una nave. E poi anche da una foca. Il mare trovò sempre un modo per guidarlo attraverso le sue acque. Ma non fu un viaggio semplice. Quando il vento cominciava a soffiare forte, creando delle grandi onde, il mare portava in salvo l'orsetto. Ma quando l'acqua diventava troppo fredda, il mare lo portava sulla terraferma, per poi riprendere di nuovo il viaggio, in primavera. Ad un certo punto il mare iniziò a preoccuparsi. Il tempo passava velocemente e la bambina non si trovava.
portò l'orsetto su una spiaggia e in ogni porto, ma senza successo. E così la ricerca andò avanti, oltre gli oceani, spingendosi fino ai laghi e lungo i fiumi. Fu così che, in un soleggiato pomeriggio, l'acqua trasportò l'orsetto lungo un ruscello. Una bambina vide l'orsetto galleggiare nelle acque poco profonde e si avvicinò. Incuriosita, lo raccolse e andò a chiamare la nonna per mostrarle, emozionata, ciò che aveva trovato. Indovinate, bambini, chi è la nonna? Lentamente la nonna uscì di casa e si fermò. Eccola. Osservò silenziosa per un momento, poi andò ad abbracciare l'orsetto. Sofia, che è la nonna, strinse a sé il suo orsetto per la prima volta dopo molti, molti anni. Vedi, niente è davvero perduto, perduto per sempre, se lo conservi nel tuo cuore. Il giorno successivo tornarono alla spiaggia in cui la nonna era stata tanti anni prima. Sofia si fermò sulla sabbia scaldata dal sole ad osservare il mare. Poi sorrise e il mare la vide. E a voi bambini è mai capitato di perdere qualcosa a cui tenevate tanto tanto tanto? Vedete, non è mai detta l'ultima parola, quindi non disperate. Allora bambini, se la storia vi è piaciuta e avete effettivamente questo amico del cuore, andate a correre, a prendere il vostro peluche e a stringerlo a voi. Vi mando un bacio a voi e al vostro amico.